Pensavo, per questo vi ho dato il foglio del programma, di presentare quello che ho scritto ed eventualmente rendermi conto del vostro grado di conoscenza di alcune cose. Perché questo corso può essere fatto in tanti modi, si possono approfondire le cose in modo molto diverso e non vorrei dire delle cose che voi sapete abbastanza e non dire quelle cose che magari conoscete poco. Quindi la mia la intenzione per oggi è dire qualcosa di quello che ho scritto, capire quello che voi intendete per certe parole che trovate scritte qui. Ovviamente chi intende parlare, ecco, per quello avevo detto prima, un po' scherzando, se vi mettete in tribuna o meno, perché se si sta vicino diventa più facile parlare, però grazie a Dio c'è la libertà nel nostro paese, quindi uno si siede dove ritiene meglio. Ecco. Perché su certi argomenti, come ad esempio la prima parola che ho messo nel programma, cioè il Dio di Gesù Cristo, ecco, sarebbe interessante per parte mia cosa capite di questa espressione qui, cioè cosa intendete sotto questa parola che io ho messo. Non siete obbligati a rispondere, io magari faccio domande retoriche che poi mi rispondo da solo, però se qualcuno di voi volesse rispondere per me è un aiuto, così mi rendo conto. Quello che Gesù ci ha manifestato. Ecco, questa per esempio è una risposta, però non è l'unica. Ecco, allora, anche questo è un altro aspetto, però non è tutto. Puoi dare il programma per favore a Katia, così. Come scusa, Gesù Cristo? Durante la sua predicazione, dico, ha dato molte espressioni, dice che nessuno non ha visto il Padre mio, ma chi vede me vede il Padre mio. Sì. Quindi Allora, tutto quello che voi, questo va bene, ma tutto quello che voi dite è in relazione al mistero di Dio dopo che Gesù si è ingannato. E prima? Cioè, il Dio di Gesù Cristo è un'espressione che non riguarda unicamente cosa è accaduto dopo l'incarnazione di Gesù, ma è un'espressione che riguarda chi è per noi Dio. Prima ancora, capito? Cioè, il concetto sarebbe che noi sappiamo di Dio ciò che Gesù ci ha insegnato. Però prima che fosse Gesù c'era il Verbo di Dio. Ecco, prima che si ingannasse Gesù, prima che il Figlio di Dio diventasse uomo, c'era già Dio. Allora noi solitamente quando parliamo di Dio partiamo da Gesù in poi, diciamo, no? Sì, certamente, ma anche nel Nuovo Testamento si parla, pensate ad esempio del prologo di Giovanni, di prima dell'incarnazione. Ecco, allora un aspetto potrebbe essere quello, no? Cioè che quando noi pensiamo al Dio di Gesù Cristo, dobbiamo tener conto che c'è una realtà di Dio prima dell'incarnazione del Verbo, perché Dio è preesistente all'incarnazione del Verbo di Dio, e poi c'è una piena rivelazione di Dio con l'incarnazione del Verbo di Dio che noi chiamiamo Gesù di Nazareth. Quindi spero che mi seguiate, eh? Ecco, che mi seguiate. Quindi questo sarebbe un aspetto, e già solo questo meriterebbe
un approfondimento che si può fare solo per cenni, capite? Cioè non è un corso dove possiamo approfondire tante cose, troppo le cose, perché se approfondiamo troppo non riusciamo a svolgere un minimo di programma. Però già su questo sarebbe interessante, ecco, perché quando noi diciamo, come qualcuno prima ha detto, Dio è creatore, ad esempio, ecco, tradizionalmente questa affermazione è stata applicata al Padre. Dio creatore è il Padre. In realtà non è così, perché Dio creatore è Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, che relazione hanno con la creazione il Figlio e lo Spirito Santo? Ecco, noi per far più semplice, nel corso dei secoli si è come attribuita a ogni persona della Trinità una facoltà. Quindi Dio Padre è creatore, Dio Figlio è Redentore, Dio Spirito Santo è Santificatore. Però c'è il rischio che se una persona non è attenta, presenta tre persone, l'una staccata dall'altra. Invece il mistero è di Dio uno e trino, quindi tre persone ma una unica realtà. Per cui nella creazione è intervenuto sia il Figlio che lo Spirito Santo. Quindi dobbiamo stare attenti a non pensare che la creazione è... Pensate ad esempio all'immagine del Genesi, che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. A immagine di chi? E qua, ecco, di quale persona? Ecco, di tutte e tre. Se invece una persona intende Dio, uno, è vero che è uno, ma anche in tre persone, allora non capisce per quale, cioè non capisce. Cioè si rende meno conto perché Dio ha creato maschio e femmina. Perché ha creato la diversità e non l'identità? Perché nel Genesi è così, no? Dio ha creato l'uomo, maschio e femmina li creò. Perché è dentro Dio stesso che c'è una diversità legata alla diversità delle persone. Se invece noi, quando pensiamo a Dio, pensiamo, non so, o al Padre o al Figlio, meno pensiamo allo Spirito Santo, sinceramente, e questa comprensione dell'uomo fatta immagine e somiglianza di Dio la comprendiamo in un modo che non è trinitario. Mentre invece noi siamo stati creati, noi persone, come tutta la creazione, con questa immagine, con questa realtà trinitaria. Ecco, questo dobbiamo recuperarlo, perché per tanti motivi nella mente delle persone non è così. Non dico nella mente delle persone che mi stanno qui davanti, oppure che magari ascolteranno questa lezione attraverso i mezzi di comunicazione di oggi. Questa sarebbe la prima riga, il Dio di Gesù Cristo. Non so, abbiamo parlato 10 minuti, ma non è che posso parlare per ogni riga 10 minuti, però questo sarebbe per capire da parte mia cosa voi intendete sotto certe parole e che tipo di formazione avete. Non è un esame quello che sto facendo, però mi serve per rendermi conto nello sviluppare poi queste parti. Quindi il Dio di Gesù Cristo ha una dimensione prima dell'incarnazione del Verbo, il Padre, il Verbo o Figlio e lo Spirito Santo. Sono i primi versetti del prologo di San Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Presso Dio si può tradurre anche diversamente, qualcuno di voi forse è esperto anche nel greco, anche più esperto di me. Presso non indica solo una dimensione di luogo, io sto presso di voi, ma significa anche che io sono rivolto a voi. Quindi c'è un'espressione che richiama una relazione. Quindi il Padre e il Figlio sono l'uno totalmente rivolto all'altro, così dice Giovanni. Poi c'è un'altra dimensione, diremmo, della vita della Trinità,
su cui possiamo dire quello che il figlio ci ha detto, ma ci sarebbe tanto da approfondire e non so se basterà tutta la storia per approfondire. Cosa è successo nella Trinità quando il Verbo si è incarnato? Perché è successo qualcosa di straordinario, nel senso che il Verbo di Dio, puro spirito, ha assunto la carne umana. Voi avete avuto, almeno penso diversi di voi, il corso di cristologia, quindi avete studiato nei limiti che avete potuto, no? Le eresie trinitarie, cioè la difficoltà a capire come in Gesù ci sia veramente Dio e ci sia veramente l'uomo, non mescolati né confusi, per esempio. Questo lo si studia. Però quello che non si studia, anche perché non abbiamo tanti elementi per poter parlare di questo, è cosa è successo tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dopo che il Figlio si è incarnato. Allora, una domanda vi potrei fare. Quando il Figlio si è incarnato, in cielo, sono rimasti due o tre? Il cielo, diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, no? Per richiamare l'espressione di Gesù. Quando Gesù parla del Padre, fa riferimento al cielo, no? Che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Allora, quando Gesù è diventato uomo, che è successo? Quindi il cielo è rimasto deserto. Allora, non so se riuscite a capire la domanda che ho fatto, spero che riuscite a capirla. Allora, prima che il Verbo si incarnasse erano Padre, Figlio e Spirito Santo insieme, dove noi diciamo in cielo, per usare un'espressione di Gesù. Quando il Verbo di Dio si è incarnato, quindi è sceso sulla terra ed è diventato uomo, una creatura umana come noi, cosa è successo nella Trinità? Che la terra è diventata cielo. Questa potrebbe essere una spiegazione. Però il cielo è diventato deserto? No, si è rimasto il Padre. È unico. È unico. Adesso non abbiate paura di dire delle cose imprecise. Però tenetevi conto che molte volte queste cose la gente non ci pensa. Non ci pensa proprio. Buongiorno. E quindi non pensandoci può accadere che non ci rifletta. Allora, se si sono trasferiti, usiamo un'espressione tutti su questa terra, in croce, chi è morto? Il Figlio. E dove è andato il Padre? Tutti e tre. No! Non sono morti tutti e tre. In croce è morto solo il Figlio. Allora, capite? Queste sono delle cose che meriterebbero di essere approfondite. Adesso le dico molto semplicemente. Quindi una questione che c'è stata per molto tempo e che per molti non è risolta, vedo anche, sento, no, da quello che dite voi, è che la Trinità è rimasta sempre Trinità, anche quando il Figlio si è incarnato. Però mi dovreste dire come possiamo spiegare che il Figlio era contemporaneamente in cielo e in terra. Onnipresente, l'identità di Dio, per cui si sono rivelati agli uomini. Però era realmente qui. Però com'era realmente pure in altra parte? Voi conoscete qualcosa della vita dei santi, immagino? Conoscete che cos'è l'ubiquità? Allora, se un santo può stare contemporaneamente per una grazia di Dio particolare in due posti, questo non può accadere al Verbo di Dio? Sì? Ecco, questa sarebbe una possibilità di spiegare come è possibile che in cielo rimanga il Padre, Figlio e Spirito Santo e che ci sia realmente il Figlio incarnato sulla terra. È un tentativo, ci possono essere anche altre spiegazioni. La categoria spaziale è una categoria umana.
Certo. Il problema ci fanno noi pensare che il cielo sia tutto. Il cielo è cielo e terra. Tant'è che il Dio è presente. È presente perché c'è il figlio. Perché c'è il figlio, quindi cielo e terra sono diventati, cioè dovrebbe essere la realtà ultima questa, no? Quando cielo e terra nuova faranno un'unica realtà. Allora, è stata una alla fine farci capire che stiamo andando verso quel tipo di realtà. Sì. Era ovvio che Cristo stava in cielo e in terra, perché anche Dio stava in cielo e in terra, anche lo Spirito sta in cielo e in terra. Ecco. Dire Cristo era in cielo sarebbe impreciso, il verbo di Dio. Bisogna usare i termini precisi, perché non usando i termini precisi si può creare un po' di confusione. Quindi in cielo, adesso lo dico semplicemente, in cielo ci sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sempre. La Trinità è indivisa, non può essere divisa. Ma il Verbo di Dio, quando si è incarnato e ha assunto il nome di Gesù, è realmente qui. E lui ha portato la presenza del Padre e dello Spirito Santo, per cui può dire il regno di Dio è in mezzo a voi. Però è una presenza diversa rispetto a quella che c'è in cielo. Non è la stessa presenza, perché altrimenti in croce sarebbero morti tutti e tre. Vedi, invece in croce è morto unicamente il Figlio. Perché c'è un'eresia dei primi secoli, che forse avete studiato o meno, che si chiama patripassianesimo. Cioè in croce è morto il Padre. No, in croce è morto il Figlio, e fa fatica a distinguere questo chi fa fatica a capire la differenza tra le tre persone e questa collocazione tra il cielo e la terra, diciamo. Ecco, questo può sembrare un discorso non necessario, eppure è uno degli elementi importanti poi per capire varie cose nella vita della Chiesa. Ad esempio, come può contemporaneamente Gesù essere realmente presente su tutta la terra ogni volta che si celebra l'Eucaristia? È la conseguenza di questo. Però è legato a questa, scusate la parola, l'ubiquità. Cioè, nei santi noi abbiamo una spiegazione, nei santi, di cui è stata accertata l'ubiquità, cioè che contemporaneamente erano in due luoghi e facevano cose diverse, attestato da persone. Tra gli ultimi di cui questo è stato studiato è Padre Pio, ad esempio, che stava in confessionale a confessare, le persone lo sentivano parlare, e che stava a visitare un malato e stava a pregare a casa di questo malato. Dove? Quindi ogni volta che si celebra su ogni punto della terra l'Eucaristia, lì c'è realmente Cristo presente. Allora, questo sarebbe un primo punto, ma lo tratteremo in modo più sintetico. Secondo aspetto che è scritto lì, l'accesso umano a Dio, conoscenza per natura e per grazia. Allora, ci sono due aspetti. Uno, che Dio dice di sé e si rivela. Un altro aspetto è che noi cerchiamo di pensare e di riflettere su chi è Dio. Quindi, che noi cerchiamo di riflettere e pensare su chi è Dio si chiama la conoscenza per natura. Dalla natura, dalle cose che vediamo, possiamo risalire, per usare un'espressione del Medioevo, al Creatore. Ma se noi abbiamo una conoscenza di Dio, uno e non anche trino, noi non risaliamo al Dio uno e trino, ma risaliamo a un Dio uno soltanto. Se invece abbiamo presente che Dio è uno e trino, noi dalla creazione possiamo risalire a qualcosa di Dio uno e trino. Per esempio, perché nella natura c'è una legge non scritta dove ogni cosa è in relazione all'altra? Perché nella natura c'è una legge non scritta, che c'è la notte e il giorno? Perché c'è una legge non scritta, però reale? Dalla sorgente si va al fiume e dal fiume si va al mare? Perché dalla gemma diventa fiore e poi diventa frutto?
Perché da bruco diventa farfalla? Per fare semplicemente degli esempi della natura. Allora, voi queste cose che vedete dalla natura, perché le vediamo tutti, magari le vediamo queste cose, ma non ci pensiamo. Perché? Perché accade così? Se Dio ha creato tutte le cose, magari qualcuno non ci crede, però se Dio ha creato tutte le cose, attraverso queste cose che Dio ha creato, noi cosa capiamo? Cosa possiamo capire? Tutto in relazione all'altro, quindi mi sa che Dio è un attimo. Tutto in relazione all'altro, perché in Dio c'è una categoria di relazione. Però perché nella natura, per passare a una determinata realtà, bisogna che la precedente muoia? Il mistero di Cristo crocifisso e risorto. Quindi noi nella natura, se la guardiamo, questo dice già Gesù, no? Quando Gesù parla del chicco di grano che se non muore non porta frutto, questo è nella natura. Solo che mentre nella natura il chicco di grano non si può ribellare, noi possiamo ribellarci. Quindi c'è una differenza poi tra la creatura umana e la natura. Nella natura ci sono delle leggi che Dio vi ha scritto, e ci sono delle leggi che se noi le guardiamo con occhio semplice, è così. Certo, questa applicazione immediata richiede una riflessione, e non è detto che tutti la accolgano, non è detto. Però c'è nella natura un mistero di dolore che noi dobbiamo interpretare. E c'è un mistero di dolore iscritto in un passaggio a un'altra realtà. Non si passa a un'altra realtà se non c'è un mistero di dolore. Per cui capire queste dimensioni non basta alla natura, non basta all'intelligenza, ci occorre l'illuminazione della grazia. Facciamo un altro esempio, anche questo lo troviamo nel Vangelo. Nel capitolo 16 di Giovanni, Gesù a un certo punto cita l'esempio della donna che sta per partorire e dice che quando è giunta la sua ora, la donna soffre, ma dopo non ricorda più ciò che ha sofferto per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Allora, nel libro della Genesi c'è stata un'interpretazione delle doglie del parto a causa del peccato. Questa però è l'interpretazione dell'Antico Testamento. Possiamo tentare di dare anche un'altra interpretazione che va al di là del peccato? Perché nella concezione ebraica chi soffre è perché ha peccato. O lui o i suoi antenati. Ma nella concezione di Gesù non è così. Vi ricordate l'episodio del cieco nato? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Giovanni 9. Nessuno. Ma questo è stato permesso perché si potesse rendere gloria a Dio. Allora, cerchiamo di intuire allora come le doglie del parto non sono soltanto la conseguenza del peccato. Ma uno potrebbe dire le doglie del parto sono un segno che nella natura, per dare la vita, bisogna soffrire quasi fino a morire. Nella natura c'è qualche cosa che Dio ha messo che prepara la morte e la risurrezione di Gesù. Questo dopo il peccato di Adamo, che prima non c'era la morte. Questo è il discorso del libro della Genesi, no? I primi capitoli del libro della Genesi sono
una riflessione sapienziale, così no? Viene spiegata, una riflessione sapienziale del popolo ebraico che si poneva determinate domande e a queste domande dà delle risposte. Quindi, quello che cerco di dire con voi adesso, che sarebbe da rifletterlo più lungamente, questa è semplicemente un'introduzione, spero per mettere un po' di curiosità su quello che dovremo dire nel corso delle lezioni, quello che sto cercando di dirvi è che certe realtà che stanno nella natura non stanno nella natura soltanto a causa del peccato, ma stanno nella natura perché in qualche modo preparano la venuta del Verbo, che poi spiegherà queste cose con la sua vita e con la sua parola. Chi vuol salvare la propria vita la perde, chi perde la propria vita per causa mia del Vangelo la salva. Cioè c'è una legge che tu vivi solo se sai morire. La donna come fa a generare un figlio? Deve accettare di soffrire quasi fino a morire, e qualcuno anche ci muore. Cioè questa legge che c'è nella natura, se uno la applica unicamente alla categoria del peccato o alla conseguenza del peccato, è una spiegazione che trova nella Bibbia. Però credo che oltre a quello si può anche cercare di interpretare questo fatto come una preparazione di quello che poi Gesù verrà a dire e ciò che lui vivrà. Il chicco di grano che muore e porta frutto è lui. È un'immagine quella che Gesù usa, ma è lui. L'accesso umano a Dio per natura e per grazia. Noi attraverso la natura possiamo dire tante realtà di Dio. E se teniamo conto della conoscenza per grazia, cioè ciò che Gesù ci ha rivelato, possiamo capire molto di più, a mio avviso, di quello che semplicemente l'occhio umano può capire guardando la natura. Ecco, queste sarebbero le prime due righe. Ecco, però sta per suonare, non so se suona, comunque sta per fare la pausa. Ecco, alcune di queste cose che ho cercato di dirvi sono frutto per me anche di quasi 30 anni che insegno questa materia, perché nel nostro istituto questa materia era insegnata sempre dal docente che faceva cristologia. Però le questioni di cristologia erano così tante, così complesse, che alla fine questo argomento di teologia ereditaria era ridotto a 2-3 lezioni alla fine del corso, e queste sono quelle che ho ricevuto io, 2-3 lezioni alla fine del corso. Poi dopo che studiai a Roma, quando tornai, l'allora preside qui dell'istituto mi disse: perché non cominci questo corso? Perché io non riesco sempre a farlo, perché mi si prende troppo tempo. Allora, distinguendo le cose, ecco. Quindi mi sono trovato anche a studiare, a spiegare queste cose per molto tempo. Adesso nell'Istituto Teologico è Viviana De Marco che insegna questo corso. E mi è stato chiesto di farlo qui a voi, lo faccio molto volentieri perché è qualche anno che magari non lo insegna, però sono realtà che sono importantissime. E sono delle realtà sulle quali, permettetemi la parola, siamo quasi tutti ignoranti. E invece è ciò che ci distingue dagli ebrei e dai musulmani. Altrimenti noi abbiamo una visione di Dio che è molto simile a quella loro. Ma invece non è così. Gesù ci ha insegnato e ci ha donato la possibilità di rivolgerci a Dio come Padre. E quindi bisogna capire che è una persona diversa da lui. E Gesù, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, ma non solo, ci parla dello Spirito Santo come una persona diversa da lui. Allora, riuscire a dire qualcosa su chi è il Padre, su chi è il Figlio, cioè su chi è lo Spirito Santo, questo è fondamentale per i battezzati. E invece, purtroppo, per tanti motivi, non sappiamo di niente. O quasi niente. E invece è essenziale poter dire questo, perché esprime la nostra fede. E noi dobbiamo poter avere ragione per poter dire chi è il Dio di cui Gesù ci ha parlato. Non in modo superficiale, ma in un modo che sia aderente a quello che lui ci ha detto. Ecco,
farò ovviamente l'introduzione del corso, non potrò dedicargli tutto questo tempo, se no non finiamo mai. Però questa sarebbe l'introduzione per dire un po' la parte generale. E poi in genere nei corsi si distingue tra la dimensione biblica, l'aspetto storico, come certi trattati si sono compresi nel corso del tempo, e poi la trattazione più sistematica.